Una Vastese sprecona in zona gol, viene battuta 2-1 dal Fiuggi che con una gara cinica e prevalentemente di rimessa sbanca l'Aragona, ma andiamo per ordine. Nei locali mister D'Addario schiera il consueto 4-3-3, assente Agnello per infortunio, con Lenucci che parte dal primo al suo posto. Nei laziali a caccia di un posto nei playoff, Romondini sceglie lo stesso modulo ma deve fare a meno degli squalificati Rizzitelli, Di Nezza e Jakubiv. La prima occasione per i biancorossi al 15° ci prova Stivaletta senza trovare la porta difesa da Novi. Al 19° doppio tentativo della squadra di casa, prima con Ficara e poi sempre con Stivaletta. Entrambe le conclusioni vengono murate. Alla prima occasione però a passare sono gli ospiti con So che al 28 trova il gol. Il numero 11 entra in area di rigore con un diagonale ad incrociare Fredda di Rienzo per l'1-0. Ecco il rallenti della rete. Al 39° occasionissima per la Vastese, sempre con Stivaletta che da due passi spara alle stelle dopo una incursione di Alessandro che gli ha fornito un assist al bacio. Con le immagini di Max D'Addario passiamo alla ripresa. Riparte forte la Vastese con Alonzi al primo, l'attaccante si libera con una magia ma calcia debolmente da due passi. Al 3° minuto infortunio per Palladini, dopo uno scontro al suo posto entra Francia. Al 15° sugli sviluppi di un corner ci prova Pierpaoli con una conclusione al volo deviata. Sugli sviluppi del successivo calcio d'angolo la sfera arriva da Alonzi che in acrobazia conclude debolmente. Al 17° occasione per Stivaletta, si salva il Fiuggi. Al 21° protesta dei locali per una trattenuta di Ficara in area, questo il rallenti. Al 25° Flores con una splendida rovesciata non trova la porta di un soffio, dubbia la sua posizione di partenza. Al 27° Loduca se ne va in progressione ma viene fermato da un'uscita precisa e puntuale di Di Rienzo. Al 30° Scafetta tenta la bordata da fuori, si distende Novi che devia in angolo il suo tiro velenoso. Al 37° Flores sfonda per vie centrali e dopo una lunga progressione sigla il 2-0 con un tocco morbido che non lascia scampo a Di Rienzo, azione devastante del numero 29 che merita il replay. Al 47° Scafetta di testa in sacca per il 2-1. Nei minuti finali Ficarra supera due avversari e la piazza con il mancino. La sua conclusione viene respinta e questa è l'ultima azione della gara. Il Fiuggi vince e vola a quota 50 mettendo una ipoteca sulla corsa playoff. La Vastese resta ferma a quota 46. Mister D'Addario, una buona Vastese, avete sprecato un po' troppo, fa male perdere così con una squadra che ha giocato prevalentemente di rimessa? Ognuno sceglie una strategia e poi se quella strategia ti porta ad un risultato hanno sempre ragione chi vince, ha sempre ragione chi vince. Da tecnico devo valutare la prestazione dei ragazzi e devo dire che è stata una prestazione degna di nota perché hanno cercato in tutti i modi di recuperare il risultato e ci abbiamo creduto anche sul 2-0. Abbiamo fatto gol e poi hanno salvato sulla linea, quindi merito anche a questi ragazzi per come hanno affrontato la partita. Demerito perché abbiamo preso un secondo gol che non dovevamo prendere, dove lì poi tutto diventa più complicato. Non è ancora compromessa la corsa playoff? Ma dobbiamo guardare con tranquillità tutte le cose. Noi guardiamo sempre, siamo stati lì quinti, però poi alla fine il risultato finale si trae sempre alla somma e la somma la puoi fare solamente quando arrivi alla fine. Prima non la puoi fare perché ecco, oggi abbiamo perso, quindi dobbiamo essere anche, non dico sereni, sereni per andare mercoledì a giocare una partita contro la seconda in classifica che è una squadra forte, però dobbiamo andare a dare il massimo. Con questa vittoria avete messo un'ipoteca sulla corsa playoff? Beh, sicuramente è una vittoria importante con una squadra che comunque lotta per arrivare nelle zone che contano, quindi sì, diciamo che oggi è una vittoria importantissima, una vittoria che naturalmente viene dopo due sconfitte, soprattutto l'ultima è venuta un po' male perché abbiamo giocato la maggior parte della partita in 10, però sì, obiettivamente oggi era una gara importantissima credo per ambe le squadre.